Vediamo ora il secondo esercizio sullo spettrometro di massa. Il campo induzione magnetica B vale lo stesso valore di prima, solo che adesso al posto del selettore di velocità all'inizio mettiamo una tensione anodica da 4 kV. C'è da calcolare di nuovo la distanza tra le tracce d'impatto sullo schermo. Abbiamo sempre questi due ioni, elio 3 e elio 4, ionizzati negativamente una volta, ma al posto del selettore di velocità adesso abbiamo questa tensione anodica da 4 kV, c'è una differenza di potenziale tra i punti A e B, con le polarità disposte in modo che A sia la polarità negativa e in B ci sia quella positiva, così il campo elettrico va sempre dal più al meno, quindi è rivolto in alto. E allora questi ioni, durante il loro tragitto da A a B, interagiscono con il campo elettrico e subiscono una forza elettrica nel verso opposto perché sono ioni negativi. Quindi subiscono un'accelerazione verso il basso. L'energia cinetica che acquistano è pari all'energia potenziale che perdono, perciò la variazione di energia potenziale va scritta in modulo perché sarebbe negativa. Variazione di energia potenziale che chiamiamo anche delta U. E sappiamo dall'elettrostatica che si calcola moltiplicando la carica della particella, che in questo caso è la carica dell'elettrone, per la differenza di potenziale attraversata, che sono 4 kV. Quindi l'energia cinetica acquistata da questi ioni al termine della fase di accelerazione è di 4 keV, kilo elettron volt. Immaginando che partano praticamente da fermi, questa è anche l'energia cinetica finale che hanno acquistato ed è uguale per tutti e due gli ioni, perché pur avendo masse diverse, attraversano la stessa DDP, 4 kV, e alla fine acquistano la stessa energia cinetica di 4 keV che possiamo esprimere in joule, ricordando che electron volt significa la carica dell'elettrone per il volt, la carica dell'elettrone è 1,6, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb per il volt e coulomb per volt è joule. Il 10 alla terza sarebbe il chilo e quindi alla fine l'energia cinetica acquistata dai due ioni è 6,4 per 10 alla meno 16 joule. Ora noi da questa energia cinetica che è comune ai due ioni dobbiamo ricavare le velocità con cui gli ioni escono da questa fase di accelerazione anodica, cioè V3 e V4, e vedremo che saranno diverse. Le velocità ci servono perché poi quando dovremo calcolare i raggi con la solita formula, dovremo sostituire una volta V3, cioè la velocità dello ione elio 3, e una volta V4, che appunto saranno diverse. Quindi questo esercizio è più complicato del precedente, perché nel calcolo dei raggi di curvatura non solo cambiano le masse dei due ioni, ma sono diverse anche le loro velocità. Invece prima, con il selettore di velocità, le velocità d'ingresso nello spettrometro erano uguali. Torniamo quindi alla nostra energia cinetica e dobbiamo ricavare la velocità. Ora, se questi ioni alla fine della fase di accelerazione non saranno relativistici, e vedremo che non saranno relativistici, allora possiamo usare la formula dell'energia cinetica, quella della fisica classica, quella approssimativa, e ricavare la velocità dall'energia cinetica con la formula inversa. Però è importante eseguire il controllo se gli ioni al termine dell'accelerazione sono relativistici o no, perché se dovessero risultare relativistici non si può usare questa formula qui, la formula classica, ma bisogna usare quella relativistica. Per eseguire il controllo dobbiamo confrontare l'energia cinetica acquistata con l'energia di riposo delle particelle. Energia di riposo che si calcola massa per velocità della luce alla seconda. La massa dello ione elio 3 l'abbiamo vista nell'esercizio precedente, è 3 volte l'unità di massa atomica, quella dell'elio 4 è 4 volte l'unità di massa atomica. Alla fine, moltiplicando per c alla seconda, viene l'energia di riposo dell'atomo di elio 3, questo valore qua, e dell'atomo di elio 4 un po' più grande, i 4 terzi, proprio perché ha una massa che è i 4 terzi della massa dell'elio 3. Confrontiamo quindi l'energia cinetica che hanno acquistato i due ioni, 6,4 per 10 alla meno 16 joule, con l'energia di riposo, che è 4,48 e 5,98 per 10 alla meno 10 joule. E vediamo subito che questi rapporti sono dell'ordine di 10 alla meno 6, vuol dire che l'energia di riposo è circa un milione di volte più piccola, cioè l'energia cinetica che hanno acquistato questi ioni è circa un milione di volte più piccola dell'energia di riposo. Quindi le particelle non sono relativistiche. Dunque
Dunque possiamo utilizzare la formula classica dell'energia cinetica e con la formula inversa ricavare la velocità dello ione elio 3 e dello ione elio 4. Quando sostituiamo i valori, l'energia cinetica sappiamo che è uguale per entrambi, ma siccome sono diverse le loro masse, anche le velocità al termine dell'accelerazione anodica saranno diverse. Siccome poi la massa dell'elio 4 è più grande, allora la sua velocità è minore di quella dell'elio 3. Vediamo anche che, come ci aspettavamo prima, abbiamo ottenuto delle velocità non relativistiche. Infatti, siamo circa 3 ordini di grandezza al di sotto della velocità della luce, 10 alla quinta contro 10 all'ottava. E questo era immaginabile perché se le energie cinetiche sono un milione di volte, 10 alla meno 6, più piccole delle energie di riposo, le velocità sono 10 alla meno 3 rispetto alla velocità della luce. Ora andiamo a sostituire queste diverse velocità nelle formule dei raggi che abbiamo visto prima e troviamo 13,1 e 15,2 cm. Adesso le tracce sono distanziate, usando la stessa formula di prima, di 4,1 cm. Prima con il selettore di velocità le tracce erano distanziate di quasi 8 cm. Adesso con la tensione anodica soltanto di circa 4 cm. Questo significa che il metodo della tensione anodica rispetto al selettore di velocità è meno efficace nel separare le tracce. Tuttavia è più pratico da realizzare sperimentalmente, perché è molto più facile mettere una tensione e una differenza di potenziale, una tensione anodica fra questi due punti, piuttosto che metterci un selettore di velocità. Come ultima osservazione marginale, qui ho riportato i calcoli delle energie di riposo anziché in joule, come ho fatto prima, invece in electron volt. Per passare dai joule agli electron volt sappiamo dall'elettrostatica che bisogna dividere per la carica dell'elettrone, cioè per 1,60 per 10 alla meno 19, e otteniamo quindi l'energia di riposo dell'elio 3, 2,80 GeV, giga vuol dire un miliardo, quindi 10 alla nona, e l'altra energia di riposo dell'elio 4, un po' più grande, i 4 terzi, 3,74 GeV. Allora, facendo il confronto tra l'energia di riposo, l'energia cinetica e l'energia di riposo, prima l'avevamo fatto con i joule e veniva dell'ordine di un milionesimo, adesso lo facciamo con i GeV, cioè con gli electron volt, dividendo l'energia cinetica che hanno acquistato le due particelle, 4 GeV, 4 GeV, diviso le loro energie di riposo, 2,80 GeV, 3,74 GeV, e siccome KeV vuol dire migliaia di electron volt e GeV vuol dire miliardi, tra KeV e GeV ci sono 6 ordini di grandezza, 10 alla terza e 10 alla nona, e quindi ritroviamo che il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo è dell'ordine di 10 alla meno 6. Naturalmente non era necessario eseguire il confronto sia in joule che in electron volt, bastava farlo in uno dei due modi.